Se chiudono gli occhi non esiste. Quanti di noi vorrebbero svegliarsi domani mattina e scoprire che la guerra in Ucraina è stata solo un brutto sogno? Purtroppo, ahimè, non è così. Se chiudono gli occhi non esiste, poesie per l'Ucraina è il titolo di un libro di poesie scritto da Ornella Laura Gallo, insegnante di lettere in una scuola media di Gela in provincia di Caltanissetta, che questa mattina è in collegamento Skype e ospite a Just Today. Ciao Ornella, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Un libro che è edito da Betania Editrice con uno scopo benefico, ma ne parleremo tra qualche minuto. Però vorrei prima chiederti, Ornella, come nascono queste poesie che poi sono diventate un libro? Allora, queste poesie nascono in un momento particolare che ho vissuto, e cioè pochi giorni dopo lo scoppio della guerra. Già di per sé la guerra, la notizia dello scoppio della guerra ovviamente mi ha fatto provare un momento di grande angoscia, dolore, ma il 28 febbraio, non potrò mai dimenticare questa data, è stata data l'immagine di una delle prime vittime della guerra. E io ho guardato questa immagine, la bambina si chiamava Polina, di 8 anni, la bimba dalla Ciocca Rosa, che mi ha colpito nel profondo, mi ha fatto vivere veramente dei momenti di grande angoscia, di grande dolore e sofferenza, perché una bimba così innocente, ignara di tutto quello che insomma, le si è presentato, non poteva veramente fare questa fine. Mi ha fatto riflettere tantissimo e sentivo il dovere di fare qualcosa, di omaggiare, di donare qualcosa a questa bimba. Io nell'arco di poche ore mi sono ritrovata un foglio e una penna in mano e la mia mano che scriveva, ma inaspettatamente, nulla di programmato, nulla di previsto, ripeto, io ancora oggi non ci credo a quello che mi è successo. È nata in me l'ispirazione di scrivere qualcosa da donare a questa bambina. Era come portare un fiore, donare un pensiero a lei. E dopo averla scritta mi sono sentita un po' meglio. È stato anche un po' terapeutico per me, però mi Certo. piaceva fare qualcosa per lei e per tutti i bambini, ovviamente. Poi da lì in poi. Tutte le volte che ho sentito delle notizie particolari, insolite, il più delle volte riguardavano bambini, bambine, giovani, donne e poi anche soldati, ovviamente, e tante altre poesie sono nate e custodivo gelosamente nel cassetto. Poi alcune amiche mi hanno un po' consigliato, e adesso oggi le ringrazio per il loro consiglio, di non tenerle nel cassetto e di farne un libro. Ho deciso di farlo solo perché lo scopo doveva essere sempre quello di continuare ad aiutare questo popolo. E per questo appunto il libro oggi lo presento e sto anche lottando contro i miei limiti di parlare in pubblico, di fare interviste ovviamente, ma sempre perché ho preciso il pensiero di aiutare famiglie ucraine. Perché veramente Infatti, meritano. Ornella, il tuo non è solo un omaggio al popolo ucraino, appunto hai scritto queste poesie, mossa anche da quello che è successo l'anno scorso, quindi un omaggio alle vittime, a questo popolo appunto che sta vivendo questo momento drammatico chiamato guerra, ma è anche un modo concreto per raccogliere fondi. Infatti il ricavato della vendita di questo libro aiuta e sta aiutando delle famiglie ucraine. È così. Sì, io ho già fatto una prima presentazione, il libro ha avuto grande riscontro, tutto il ricavato l'ho già dato a 2 famiglie ucraine e loro stessi mi hanno detto che li stanno utilizzando per comprare prodotti, tutto ciò che serve ai bambini e quindi stanno mandando tutto in Ucraina. Soprattutto proprio ieri ho incontrato una di queste signore. Mi diceva che hanno fatto proprio uno scatolo pieno di colori perché i bambini hanno bisogno di vivere dei momenti ovviamente di gioco, di gioia, di passare il tempo in qualche modo. Alcuni sono chiusi nei bunker, nei seminterrati, dentro le case. Quindi chiedono giocattoli di piccole dimensioni, soprattutto colori che possano rallegrare i momenti tristi che stanno vivendo.
Leggo nella presentazione, nella prefazione di Teresa Mammoliti, i versi di Ornella Gallo descrivono un immenso dolore, ma è un dolore non urlato. Quello di Ornella Gallo è un racconto altro della guerra, un racconto gentile, delicato, quasi sussurrato per non fare troppo male, pur non venendo mai meno al realismo. I versi trovano infine la loro più significativa bellezza nell'esistere e resistere, malgrado il deserto del male. Vuoi condividere con noi qualche verso, Ornella, delle tue poesie? Lascio a te la sì, scelta. Certo, sì, le condivido con molto piacere. E non posso non condividere la prima poesia, che è quella che ha fatto nascere in me l'ispirazione. Quindi la poesia dedicata a Polina, la bimba di 8 anni dalla ciocca rosa all'ultima moda. Leggo la poesia, il titolo è Ti desterai. Ti desterai da un sogno burlone, visione beffarta di immagini oniriche, infauste, orride, che appariva pur vera e reale. Ti avvolgerà una grazia soave, radiosa e un sorriso fiducioso che si specchia nel futuro di tanti gioiosi propositi. Ti adornerà una lunga ciocca morbida di capelli rosa, come zucchero filato nel dì di festa. Ti ergerai regale pura, sollecita, percorrerai la vita, munifica di gaudiosa letizia. Ho voluto, chiudendo gli occhi, immaginare che questa bambina si risvegliasse in qualche modo, non so dove, come, quando, però si risveglia e continua la sua vita. Molto belli questi versi, autentici, siamo contenti che tu abbia appunto deciso di essere nostra ospite appunto per presentare questo libro di poesie, ma soprattutto, me lo dicevi anche al telefono, ci siamo sentite preventivamente questa intervista, voler sottolineare l'importanza proprio dello scopo benefico di questo libro e di queste poesie che stai presentando, e speriamo insomma che le presentazioni siano tante, e non solo, come dicevamo anche prima, come omaggio al popolo ucraino, ma anche per raccogliere qualcosa che possa aiutare queste famiglie. Sei insegnante di lettere, Ornella, hai parlato di queste poesie anche ai tuoi alunni, immagino. Ovviamente, certo. Guarda, dal giorno in cui è scoppiata la guerra, noi quasi tutti i giorni abbiamo commentato, loro continuano a fare domande, cos'è la guerra, perché la guerra, non è facile rispondere a queste domande. Anche perché nei loro occhi leggi quasi una domanda, è come se mi chiedessero: ma perché gli adulti combinano questi pasticci? E come fai a rispondere a questa domanda? È molto difficile. C'è proprio una poesia, infatti, in cui io nella poesia rispondo alla domanda dei bambini: cos'è la guerra? Se posso leggerla, magari la... Certo, concludiamo proprio con questa poesia, Ornella. Un po' per far capire il modo in cui, ecco, preferisco rispondere a questa domanda, che cos'è la guerra, ai ragazzi, ai giovani, non si può che rispondere usando dei toni gentili, garbati, ma diciamo che fanno capire in ogni caso la crudeltà e la tragicità dell'evento. La poesia si intitola In poche rime ed è dedicata ai bambini che chiedono cos'è la guerra. Vi parlerò della guerra con la poesia, che rendo in meno gravi le parole. Sussurra, mormora, canta con magia ciò che di innaturale immondo si manifesta agli occhi e ammalia animi e cuori nel profondo, l'agonia. Mi improvviserò poeta di conflitti, di giochi piacevoli, di perfidi poteri, di nascondigli segreti in anguste trincee, di fucili colorati in braccia criminali, di bambini gioiosi in sonni fatali, tra grida di silenzi urlanti, mortali. Vi racconterò in versi delicati l'abisso siderale tra la guerra prosaica, triviale e materiale e l'ars dalle fragili fantasie sognanti e dalle sensibili magie di soavi acrobazie. In poche rime vi spiegherò che la guerra è aridità di emozioni, senza un perché, e perdere anche se vinci, e vincere col nidore di perdita. Grazie per essere stata con noi, Ornella, grazie per averci regalato i tuoi versi e
anche il tuo tempo, perché sei un insegnante, quindi ti sei dovuta ritagliare un po' di tempo in questa giornata per il collegamento con noi. Ma davvero grazie di cuore, rivediamo appunto la copertina del tuo libro, Se chiudo gli occhi non esiste, poesie per l'Ucraina. Grazie ancora, beh, e ti auguriamo di poter scrivere un altro libro, altre poesie, sperando che siano questa volta di speranza, che celebrino la gioia e la vita. Noi siamo qui ad accoglierti. Grazie. Grazie a voi, grazie per tutto. Grazie ancora Ornella Laura Gallo. Noi ci fermiamo qualche istante lì nella regia e poi ancora insieme con altri ospiti, altri argomenti a Just Today di oggi.